Siamo pronti, sta per partire la nuova edizione di Passaggi Festival, ancora più ricca rispetto alle edizioni precedenti, con un programma che spazia da illustrissimi ospiti, ma è un programma ricco anche di tanti laboratori, di tanti spazi espositivi e di tante iniziative di queste giornate. Al via la sesta edizione di Passaggi Festival della Saggistica, a Fano dal 27 giugno al 1 luglio, ideato e diretto da Giovanni Belfiore e presieduto da Cesare Carnaroli, organizzato dall'Associazione Passaggi Cultura e da Librerie Coop, con il contributo del Comune di Fano e della Regione Marche. La formula vincente del festival, riassunta nello slogan Libri Vista Mare, mette insieme mare, libri, mostre, spettacoli e laboratori. Per 5 giorni siamo un po' al centro, diciamo, dell'attenzione del dibattito culturale e politico italiano. Tra gli eventi, Punctum Donna, la preziosa mostra di fotografie di Letizia Battaglia, fotoreporter italiana che il New York Times ha inserito nella classifica delle 11 donne più rilevanti del 2017. La città del festival, oltre ai libri, 11 mostre di arte visiva sparse per il centro storico. Per piccoli e grandi, una scelta di 38 tra corsi e laboratori disseminati tra spiagge, centro, dalla mattina al pomeriggio inoltrato, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito di Passaggi. Ai nastri di partenza mercoledì 27 giugno con il percorso inaugurale delle mostre e l'apertura degli spazi espositivi. A seguire poi alle 20.45 in piazza 20 settembre dal Parco Centrale la cerimonia inaugurale. Nel programma di quest'anno alcune primizie. Dopo la cerimonia inaugurale ci sarà Marino Bartoletti, che ha scelto Passaggi per la prima presentazione del suo Bartoletti, così ho digerito Facebook. Ancora una prima riguarda la mostra dedicata ad Andrea Barbato, progetto di Passaggi in collaborazione con Rai Teche e con la famiglia Barbato, che hanno messo a disposizione una trentina di scatti, quasi tutti inediti, della vita familiare e lavorativa del grande giornalista italiano. A Piero Angela, sul parco, con Marino Sinibaldi e Silvio Bozzi della Polizia di Stato, verrà consegnato il premio Andrea Barbato, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti. A Liliana Segre, che presenterà il suo libro La memoria rende liberi, intervistata da Bianca Berlinguer, sarà invece consegnato il premio Passaggi 2018.